Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo sotto Natale, quindi oggi faremo un gioco buono, senza violenza, perché comunque a Natale bisogna essere tutti più buoni, giusto? Ok, manco col cazzo ragazzi, manco col cazzo. Ok, siamo tornati qui con WWE 2K16, chiamiamolo WWE, sennò poi ci sono sempre gli spiritosoni che devono dire, non si dice WWE come le, ma bisogna chiamarlo WWE, quindi ok ragazzi, chiamiamolo WWE come giusto che sia. Vabbè, a parte questa parentesi ragazzi, eccolo qui, guardate quanto è figo e cazzuto il mio personaggio, guardatelo, eccolo qui. Questo è il personaggio che ho creato, vedete, gli ho messo quella mascherina blu, nero e giallo, con tutto vestito di pelle, vedete, con la croce zafagna, quindi cazzuto e cattivo, ecco qui il mio personaggio. Allora ragazzi, ovviamente il primo titolo al quale andiamo a puntare è la diventare campioni della NXT, e quindi oggi vedremo la prima sfida che andrò a fare, perché mi è stato organizzato il match, eccolo qui, il match di stasera. Quindi ragazzi, ci vediamo fra poco col video del match che affronterò stasera. Ok ragazzi, eccoci tornati. Il match in realtà non è, devo puntare alla NXT Championship, quindi, però il match di stasera in realtà è un allenamento, quindi oggi andremo a fare un allenamento contro uno che si chiama Enzo Amore, quindi ci piccherà penso con molto amore e molta dolcezza. Quindi questo è il primo allenamento che andiamo a fare. Ok, vediamo subito che massacro di botte. Allora, mosse concatenate, collar elbow. È stato intrappolato in una presa collar elbow. La collar elbow è una presa neutrale, quindi non c'è motivo di preoccuparsi. Il gioco delle mosse concatenate parte con una presa collar elbow. Quindi iniziamo. Ok, vabbè, non me ne sbatto un cazzo. Allora, vediamo un po'. Cazzo, ah, devo, qui lo so, devo fare il fatto della R prima del mio avversario, cercare il rosso. Ecco qui. E quindi così ti liberi, vabbè, questo lo so già. Ora si è liberato lui. Anzi, guardate quanto è figo come vestito il mio personaggio, ragazzi. Ok, ragazzi, dobbiamo riuscire ad arrivarci prima di lui. E ce l'abbiamo fatta di pochissimo. Subito di nuovo. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta ancora, vediamo. Ce l'abbiamo fatta ancora, sì. Ok, ok, ecco qua. Grazie, aspettate. No, non ci sono riuscito, mi sa. Sì, infatti si è liberato. Ragazzi, è cazzuto e cattivo questo tutorial. Non è facile. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta, ok. Sì, questo l'ho fatto già prima nel match. No, ok. Ok ragazzi, siamo giunti al primo match di oggi contro Tyler Breeze. Non so se poi nel video vi taglio la parte degli allenamenti che ho fatto, vi faccio vedere qualcosa, poi decido in fase di editing. Comunque questo è il primo vero incontro. Vediamo di vincerlo subito, così li posso iniziare poi ad aggiungere mosse e tutto il resto. Che sono? Ma che pantaloni c'ha? Quei pantaloni rosa molto maschili. Eccolo qua. Eccolo qua ragazzi, subito, guardatelo quanto è bestione il mio personaggio, vieni qua che ti schiaccio, formica di merda. Quei pantaloni rosa, se mi vedi dire, veramente un compare di maggiolio, vieni qua, vieni. No, mi ha fatto la contromossa, bastardo. Ecco qua, contromossa ragazzi, subito. Chi ti ha detto che lo voglio schienare? Vieni qua, vieni, che ora ti lancio contro. Allora ragazzi, guardate che tuzzo. Guardate che cresta che c'ha il mio personaggio. No, 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 ho sbagliato. Ok, comunque mi aveva pure tolto. Alzati, alzati, alzati. Non ti disperare per 3 ore, dai. Ragazzi, non so se avete notato. Eccolo, guardate che pestata. Ragazzi, gli ho fatto l'aria tipo boss. Non so se avete notato. Sembra uno della malavita siciliana. Tipo il film Il Padrino. Per come vestito. Infatti, sono nominativo il suo, diciamo, soprannome che gli ho messo è proprio The Boss. Dai, ecco qua, evitato, contromosse subito, subito l'attacco, andiamo, 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 prendilo, prendilo, sì, subito, così, ecco qua, eccolo ancora, bastardo, ecco qua, subito ancora, giriamolo, che bastardo.
Contromossa no, troppo presto. Ok ragazzi, dobbiamo cercare di rialzarci perché ci sta iniziando a massacrare. Dai, dai, lo teniamo, lo teniamo. Guardate quanto è cazzuto, è cattivo. Ecco qua, vediamo se riesco. Eccolo qua, lo alza e gli dà un calcione. Non so perché ragazzi sono uscito dal ring. Non mi chiedete perché, non so neanche il motivo, ho sbagliato tasto. Ecco qua, uno. Ecco qua, due. Ecco qua, grande mossa. Tuo bastardo. Vieni qua che ti massacro, vieni. Sbam, no, a vuoto, sbam, 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 ragazzi, lo sto distruggendo questo piccoletto, vieni qua, vieni, bam, madonna mia, ragazzi, guardate qua, guardate, guardate, tipo sacco di patate, tipo sacco di patate, subito mossa, ecco qua, mossa, ragazzi, mossa, ecco qua, ragazzi, guardatelo, mamma mia, che mossa, ragazzi. Vediamo, sì, mi sono riuscito a liberare. Mi sono riuscito a liberare, guardate che potenza, guardate che potenza. E subito sbam! Mega pugnone, mossa finale ragazzi, ho la mossa, ho la final. Ho la final, attenzione. Attenzione, vediamo se me la ridà. Buttati a terra tu. Mossa finale caricata ragazzi, eccola qua. Vediamo. È pronto, è pronto. Spero che non mi faccia la contromossa. Ecco qui, e bam! Lo distrugge. Lo distrugge. Niente, niente. È presto ancora per schienarti, mio caro. Devi ancora soffrire. Ci prova, ma subito. Ecco qua, bastardo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato proprio il tempo della contromossa, ragazzi. Vediamo. Che fa? Mi sta trascinando. O lui voleva provarci a schienarci, ci ha provato subito visto quante mazzate sta prendendo. E vediamo se finiamo il match. 1 2, no, annulliamo. 3, annulliamo perché c'ho la special, ho visto appena ora che c'ho la special, c'ho la special ragazzi, quindi mi ha fatto la final, mi ha fatto la final. R2, no ragazzi, mi ha fatto la final, non ci posso credere. Ora sarà difficile. No, no, ragazzi, sarà difficile ora. Ora sarà difficile. Ho perso, ragazzi. Ho temporeggiato e ho perso. Ok, ragazzi, ovviamente ho perso perché non l'ho voluto schienare. Stavo cercando di fare le 5 stelle, se no l'avrei tranquillamente potuto battere. Quindi sono stato magnanime io. Quindi un match perso, diciamo, molto, in maniera molto, ma molto permissiva da parte mia. Ovviamente nei match veri non succederà questo. Ok ragazzi, comunque il video per oggi si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere sotto nei commenti, così magari vi continuo a portare la serie di WWE, anche perché ragazzi è bellissimo questo gioco. Ovviamente sotto trovate i miei contatti, la mia pagina Facebook, Twitter, Instagram e il mio DPSN Xbox Live. Con questo ho concluso, qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella!